Per te, Piff, essere radicali significa qualcosa? È un po' la base di tutto, nel senso che se non lo sei, cioè è il motore che ti spinge a prendere una posizione. Se non lo sei, non lo fai. Ed è antipatico perché comunque sei scomodo, sei antipatico. Penso cioè dire che dietro il pomodoro che ti mangi ogni giorno o nella pizza, che usi una pizza, c'è una forma di schiavitù, perché non credo che ci siano altre parole. E voler dire mettere in discussione una cosa che hai sempre davanti e che non vuoi mettere in discussione perché il tuo piatto di pasta è il tuo pomodoro, la tua salsa di pomodoro. E però è, se non sei radicale, dalle mie parti dice, se non sei uno scassaminchia, non smuovi niente. Cioè, purtroppo ci vuole sempre nella società qualcuno che va avanti. Spesso quello che va avanti e si prende tutta la, si può dire, la merda della situazione, però poi è grazie a quello che va avanti che la società migliore, e i benefici ne prendono tutti, anche chi è rimasto dietro e non ti fa per niente per quello andare avanti. E per ritornare al discorso di prima, l'esempio più eclatante, perché dico che per me la lotta alla mafia, all'antimafia, Falcone è stato l'esempio degli esempi di quello che si è preso tutto addosso, però poi se viviamo in una società migliore, se la mafia corleonese è stata sconfitta militarmente e quindi la nostra qualità di vita è migliorata, è grazie a Falcone che è come lui, gente come lui che è andata avanti prendendosi tutto. Quindi è la base dell'essere radicale. Quali sono i limiti quando si tratta di agire per fare la cosa giusta? Questa è una bella domanda. Io penso che siamo a un momento talmente complesso e talmente emergenziale, penso al collasso climatico, che tutto deve essere fatto. Perché viviamo in dei sistemi occidentali, non occidentali, talmente ingiusti e talmente basati alla fine su quello che vedevamo in Stanford Prison Experiment, cioè nell'esperimento di Zimbardo, cioè sistemi che sembrano democratici, che però sono neoliberali, che sono patriarcali, che sono totalmente militarizzati, che hanno poco spazio di libertà e di emancipazione per gli ultimi. E gli ultimi sono tutti, sono la maggior parte delle persone al mondo. E quindi poi alla fine, se i nostri sistemi economici, se il nostro stile di vita si basa sullo sfruttamento della maggior parte delle persone, delle risorse di queste persone al mondo, che senso ha? È ovvio che dobbiamo essere radicali.